Ciao, bentornato. In questo breve video vediamo un problema di logica sulle percentuali. Abbiamo un prodotto di cui non conosciamo il prezzo, ma sappiamo che subito ha uno sconto del 10%, dopo il commerciante si pente e applica un aumento dell'11%. Si chiede se complessivamente il prezzo è aumentato, è diminuito o è rimasto invariato. Puoi prenderti qualche secondo per rispondere? Tra pochi secondi vediamo lo svolgimento. Risolviamo il problema, possiamo attribuire un valore iniziale pari a 100. Se ha prima uno sconto del 10%, il 10% di 100 è 10, quindi 100 meno 10 fa 90. Dopodiché abbiamo un aumento dell'11% e l'11% di 90 è 9,9 e quindi il prezzo finale è 99,9, cioè è diminuito rispetto al prezzo iniziale. Per calcolare l'11% di 90 è sufficiente fare 90 per 0,11, che viene 9,9. Oppure si può anche fare a mente pensando che l'11% è il 10% più l'1%, quindi 9 più 0,9. Da notare che la scelta del valore iniziale, che io posso uguale a 100, è del tutto arbitraria. Qualunque numero si fosse scelto, veniva sempre un prezzo finale inferiore a quello iniziale. Per dimostrarlo si può usare il calcolo letterale, basta porre il valore iniziale uguale a x, quindi dopo lo sconto si ha 0,9x e dopo l'aumento 0,999x. Quindi possiamo dire che il prezzo è diminuito dello 0,1%. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti lascio tre link. In alto puoi trovare un video dove si parla di percentuali e si spiega quali sono le principali tipologie di problemi e come risolverli. Sotto trovi il link a una playlist dove ci sono tanti materiali di logica e infine il link per iscriverti al mio canale, canale prevalentemente di fisica e di matematica.